la città di Napoli dedica uno spazio importante, dove è il palazzo di giustizia della nostra città, all'uomo, al sindaco, all'avvocato Marcello Turre. Nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia e Largo Porzio al centro direzionale di Napoli, da oggi c'è Piazza Marcello Turre, avvocato e sindaco di Pagani, che 39 anni fa morì vittima della camorra. L'intitolazione, fortemente voluta da Sandro Ruotolo, presidente del comitato d'inchiesta del comune di Napoli sulla camorra, si è tenuta questa mattina con una cerimonia a cui hanno preso parte i familiari, il sindaco Luigi De Magistris, l'assessora alla toponomastica Alessandra Clemente ed il procuratore generale Luigi Riello, presenti anche rappresentanti dell'associazione promotrice del Premio Nazionale per l'Impegno Civile Marcello Turre e di Libera Campania. È una pietra miliare questo gesto, è un simbolo che dovrebbe smuovere tutte le coscienze, come ho detto poc'anzi, e quella lettera testamento che per me è stata un monito da cui ripartire dopo l'efferato delitto di papà, perché io l'ho visto assassinato sotto i miei occhi, perché noi stavamo su una casa colonica dopo il terremoto. Quel state degni del mio sacrificio e del mio impegno civile a me è iniziato dal 1980, dopo poco, perché grazie a mia mamma prima di me che è stata una resistente e una resiliente, ha cercato verità e giustizia ovunque. Certo, la vera verità alla famiglia Turre non è stata consegnata, perché c'è stata una mera sentenza dove è stato condannato Raffaele Cutolo, ma la vera mano, il vero mandante, come dicevo al procuratore, noi ancora non lo conosciamo. Quindi è significativo tenere avvocato e sindaco in un luogo in un presidio di legalità quale può essere il tribunale. Per me mi riporta a pensare: state sempre degni del mio sacrificio e del mio impegno civile. Impegniamoci un poco di più tutti quanti con i semplici gesti e le semplici cose. Anche se non napoletano, così come la camorra e le mafie non hanno confini, anche la lotta contro le mafie non ha confini. Marcello Turre, avvocato e sindaco, che si mise contro la camorra che voleva speculare dopo i giorni del terremoto, ha pagato con la morte, ma oggi siamo qua per sottolineare quanto sia importante schierarsi contro la camorra. Lui l'ha fatto da libero professionista e l'ha fatto da sindaco.